medium e channeler non hanno differenze, perché sia il medium che il channeler fanno una cosa sola, che è canalizzare. Mondo spirituale e mondo della luce non sono due mondi diversi, sono lo stesso mondo. Tutto è circolare, tutto va con il vento, tutto si muove secondo l'alito di Dio. Questa frase è stata detta da un ragazzo di 20 anni, 4 mesi dopo che era trapassato. Voglio dire che mi dispiace sentire quando si dice che le guide dicono una cosa, i trapassati dicono un'altra. Io posso dirvi che il mondo spirituale è unico. E se parliamo del mondo della luce, è quello, perché il mondo dell'ombra è il nostro. Mi sembra veramente assurdo che ancora oggi, in base alle scoperte che la scienza ci ha dato e ci ha spiegato che noi siamo fatti di luce, dal 1900 sono 112 anni che ci dicono che siamo fatti di luce e che hanno spiegato, e si spiega bene, come siamo fatti, perché l'hanno spiegato dicendo com'è la composizione dell'atomo e che cosa c'è dentro l'atomo, l'energia quantistica. Mi stupisco nel sentire ancora dire qualcuno gli spiriti bassi. Più basso dell'essere umano non ci può essere, perché è lo stadio più basso dell'evoluzione, perché è carne. Ma nell'aldilà è vero che ci sono altre dimensioni, è vero che ci sono piani di esistenza, ma non parliamo di spiriti bassi. Ci vuole coraggio a scrivere un libro sull'aldilà, eh? E se qualcuno ha letto i commenti di questo libro, nei commenti è stato scritto da presidenti di associazioni spiritualiste brasiliane che hanno detto: finalmente in Italia è uscito un libro in cui si parla dell'aldilà com'è veramente. Noi siamo sempre il fanalino di coda delle scoperte anche spirituali. Se noi siamo persone che studiamo la medianità e non vogliamo confonderci con i ciarlatani, bisogna proprio studiarla. Studiarla vuol dire prendere i testi e leggere e con il discernimento personale capire che cosa è sano e cosa è non sano. Chi te lo spiega se una cosa è giusta o non giusta? Noi l'abbiamo dimenticato, perché abbiamo un ego alto come le montagne dell'Himalaya. È il cuore, ragazzi. Quando voi fate delle domande, ma prima di farle a noi, che siamo come voi, che per cui io non è perché sono diversa da voi perché sono qui, assolutamente, fatele a voi. Il maestro più grande che una persona può incontrare è se stesso. Avete l'intuito, il famoso sesto senso, ce lo abbiamo tutti. Quindi quella cosa che noi di cui noi vogliamo sapere, prima chiedetela a voi e sentite cosa il vostro cuore dice e poi lo chiedete a noi. Questa è la conoscenza. Quando si parla di spiriti bassi, mi spiace che chi parla di spiriti bassi, anche chi ha fatto domande, non abbia studiato le forme pensiero, che sono o agglomerati di quark, che si costruiscono nell'etere e che investono quella parte dell'invisibile che è invisibile, che c'è. Però qui non lo dice la Barbara Amadori. Lo dicono scienziati. Uno dei nostri più grandi che abbiamo è Umberto di Grazia. Andate sul sito di Umberto di Grazia e vi leggete tutto sulle forme pensiero. Perché se io, Barbara, adesso, capa male il mondo spirituale con me in questo senso, disegnassi un mostro qui, e non lo disegno perché il mio mostro sembrerebbe come un bambino, perché non sono capace, nel momento stesso in cui io disegno quel mostro, l'ho creato. Perché questa è fisica. Io ho creato quel mostro. E se tutti noi 130 persone ci mettiamo a pensare a quel mostro e a dire quel mostro è cattivo, quel mostro lancia fuoco, quel mostro, guardate che lo materializziamo proprio, gli diamo tutte queste possibilità. Stamattina il buon Gianmarco ha citato un libro straordinario, Il segreto, l'antico segreto del fiore della vita. E questo che mi stupisce. Abbiamo questi libri dal 1993, non li ha letti nessuno. Quando a un certo punto Drunvalo Melchisedec dice,
nel secondo tomo, dice: fate attenzione quando arriveranno questi 3 giorni di buio, perché se avete delle paure, queste paure che sono dentro di voi, con la forza del vostro pensiero, si concretizzeranno. Quindi perché parliamo di spiriti bassi? Ma questo lo poteva fare qualcuno nel 1800, quando ancora nel 1900 c'è stato Max Planck che ha scoperto la meccanica quantistica. Gli posso dire, hai ragione, povera creatura, non avevi ancora tutte le conoscenze che 60 anni dopo questo signore avrebbe tirato fuori, e 80 anni dopo le avrebbe tirate fuori Einstein. O se vogliamo Tesla, o se vogliamo andare ancora di più, tutti quei paradossi, che io non sono una fisica, però sono una che ama studiare e ama capire. Perché prima di venire da voi e dire esiste un al di là, lo devo provare io, lo devo sentire io, lo devo capire io. Perché soltanto se lo capisco, lo sento e l'ho studiato. Io ho iniziato a leggere il mio primo libro a 12 anni, e non lo diceva Manuela prima, non era un libro semplice, era Dai mondi invisibili, del Cerchio Firenze 77, perché volevo sapere dove era andato a finire mio padre. E da lì io ho una biblioteca di 3.700 libri. Ne ho letti, ne studio, ancora oggi vado e mi piace andare ai convegni, perché se c'è un libro interessante lo studio. Però quando è arrivata la fisica quantistica ho detto, ecco, è arrivato finalmente chi ci spiega perché noi possiamo essere in contatto con l'aldilà. E che ci spiega tanto quanto noi siamo buio, e che ci spiega perché noi crediamo agli spiriti bassi. È vero che siamo nell'epoca del risveglio, ma risvegliatevi con coscienza critica. Non state ad ascoltare anche quello che dico io. Voi dovete fare una sana cosa. Ha parlato di Max Planck. Mo adesso mi vado su internet e mi vado a vedere chi è questo signore. Cioè, controllate, formatevi la vostra coscienza, perché noi abbiamo tante verità, ma la verità vera non lo sa nessuno, e prima di tutto, se qualcuno lo sa, la sa il vostro cuore, non la sa nessun altro. L'aldilà è fatto di luce, il buio è qui, e l'aldilà, nel corso di 2 anni di messaggi in cui hanno cominciato a parlarci dell'aldilà, lo descrive molto bene, descrive gli stati, le dimensioni, i piani di esistenza, descrive chi ad esempio ha commesso un omicidio dove va, cosa gli aspetta, parla di frequenze, parla di città, parla di ministeri. Facciamo un po' parlare l'aldilà e non il nostro pensiero. Ricorda che il male esiste ovunque, ma non esiste qui. Occorre veramente pensare tanto perché si parla di Satana. Si costruisce un ideale del male perché gli uomini possano credere, pentirsi ed essere soggiogati. Tu sai quanto non amavo essere represso e soprattutto essere indirizzato nelle mie idee. Le mie idee erano mie, le mie idee sono mie, le mie idee rimangono mie. Le idee degli altri sono le idee degli altri. Si parla tanto di questo Satana e se ne parlerà ancora. Ma cara, conoscerà l'uomo il Satana che ha in se stesso? Lo conoscerà profondamente, perché questo mondo è instradato verso una continua, 3 volte, lo dice, autodistruzione. E non ti parlo di una distruzione legata a terremoti, maremoti o altre cose così eclatanti. È la distruzione della coscienza. È questa coscienza che vuole evolvere, ma che in realtà si sta involvendo profondamente, proprio perché il male interiore, abissale dell'uomo, emergere. Questo male è inarrestabile. È una coscienza che non ha più coscienza. È una coscienza collettiva che ingloba tutte le coscienze individuali, che comunque non sa più neanche di essere una coscienza, perché sul piatto della bilancia il buio sta prendendo sempre più peso. E questo comporta inevitabilmente una catena di eventi personali che finiscono per coinvolgere la totalità. Ecco perché la coscienza si sta rabugliando, perché la coscienza non ha più coscienza. Ecco quindi che il male prende assolutamente piede ed è così già da una decina di anni. Se vai a vedere indietro, osserva attentamente le varie popolazioni, osserva la storia degli stati. Questa coscienza è sempre più presa da questa ragnatela.
e questa ragnatela, invece di indebolirsi, diventa sempre più forte. Ecco il catastrofismo dell'anima. Questa coscienza che si perde, perché Satana, che non è che una parte della coscienza, prende il sopravvento. Ma non esiste il male in quello che voi chiamate al di là, nel mondo in cui io vivo. Il male lo assorbiamo, lo rigettiamo sul pianeta Terra o su altri pianeti, in altre dimensioni, non certamente dove vivo io e dove viviamo noi. E allora tu dirai, dove finisce la giustizia divina se qui sulla Terra giustizia non viene fatta? C'è un'autogiustizia che si prepara già sulla Terra e che termina qui da noi, ma non posso dirti che qui esiste quello che si chiama inferno, quello che si chiama Satana. Perché questa è la battaglia peggiore che si combatte dove vivi tu, cioè nel nostro mondo. È il vero tumore maligno che si insidia nello spirito e questo male, questo tumore ha mille nomi. Il primo fra tutti è l'incontentabilità della persona. Se le persone non sono contente di ciò che hanno, danno il via ad una serie di catene, a un effetto domino, per cui il male prende forma e prende sostanza. Non ci si accontenta più di ciò che si ha. L'invidia di ciò che hanno gli altri o di ciò che non si può avere genera altri cattivissimi vizi capitali, come li chiamate voi. La fede e la voglia di rialzarsi combattono questa invidia. Conoscerà l'uomo il Satana che ha in se stesso? Prima di entrare in quinta dimensione, che il mondo spirituale chiama raduno, incontriamo lui. Qualcuno lo chiama l'angelo della soglia, qualcuno lo chiama il guardiano della frontiera, qualcun altro il guardiano tra i mondi. Questa creatura pone a chi è appena giunto nell'aldilà quattro domande. Che cosa mi hai fatto della tua vita terrena? E lui si aspetta che noi rispondiamo, eh? Siamo davanti a lui. Pensate che le creature che vanno nell'aldilà dicono: a un certo momento mi trovo davanti a questa entità di luce imponente, molto dolce, dice, non severa. E dietro questa creatura alcuni vedono un muro, altri vedono una linea di demarcazione, altri vedono una staccionata, un confine, cioè visivamente trovano proprio questo stacco tra un mondo e l'altro, questa divisione. Ti sei amato sufficientemente? Possiamo dirci che noi ci siamo amati? E cosa vuol dire amarci? Vuol dire essere noi stessi, o no? Con i nostri pregi e i nostri difetti, indipendentemente da quello che l'altro pensa o giudica di noi. Terza domanda: hai amato sufficientemente gli altri? Notate la sequenza delle domande, non dice hai amato gli altri e poi hai amato te stesso. No, prima ti chiede: ti sei amato? Perché solo se noi riusciamo a amarci possiamo amare gli altri, è una conseguenza logica, no? Ultima domanda. Puoi mostrarmi qualcosa della tua vita terrena conclusa di cui vai fiero? Solo quando abbiamo risposto a queste quattro domande abbiamo accesso alla quinta dimensione che si chiama raduno. E che dimensione meravigliosa è quella! Perché quando noi vogliamo fare un contatto spirituale con le guide o con i nostri cari, noi siamo nella terza dimensione perché noi viviamo nella terza dimensione che è fatta di altezza, lunghezza, larghezza. La quarta dimensione, che cos'è? Il tempo. E la musica è l'unica arte, l'unica, che ha in sé la quarta dimensione. Perché in musica le figure musicali, che si chiamano breve, semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma e hanno un tempo. In realtà tutte queste cose sono suddivisioni una dell'altra. In realtà in musica tutto nasce da questa nota che si chiama, questa figura che si chiama semibreve, che si divide e ne tiriamo fuori due minime, le quali le dividiamo e diventano fuori semiminime. Le quali si dividono e diventano fuori crome e così via. Ma tutto parte da una nota madre.
che si usa poco, ma è grande sta nota. Scusate, figura musicale, perché è quella che mi determina il tempo quando io devo fare un'esecuzione. Tutto nasce da questa signora, che è un bel pallino, poi io sono ciccata, lo faccio grande, che per distinguerla dalla semibreve, semi vuol dire metà, quindi vuol dire che c'è qualcun altro prima di lei, pongo due stanghette qui. Questa si chiama breve. Guardate che ha tutto, è perfetta con il con Dio, eh? Perché questa no, questa figura che si chiama breve è l'uno che racchiude tutte le sue suddivisioni. Dio è l'uno che racchiude tutti noi. Se io ho un pentagramma, che pentagramma, povero Mozart si rivolta nella tomba, e pongo la mia chiave di violino che mi determina in che tonalità voglio suonare, e se pongo questa nota, questa figura breve, così, l'ho messa nella fascia del La, e ci faccio un segnino qui, ogni musicista che vede questa nota, questa figura, questo La, lo suonerà all'infinito. Ecco perché è quarta dimensione, perché la quarta dimensione è infinito. Perché i contatti vengono bene con la musica? Perché la musica alza le nostre frequenze e ci porta già nella dimensione dei nostri cari, delle nostre guide. La geometria, la musica, la matematica e l'aldilà sono tutte collegate. In quinta dimensione, che loro chiamano raduno, cosa fa? Oh, bene. Mio padre chissà in che dimensione è andato a vivere, ogni tanto arriva mio zio che mi dice è sempre là che suona, sono contenta perché quando andrò su finalmente il fatto di poterlo riabbracciare, di vederlo suonare mi piacerà moltissimo. Allora diciamo che la signora Maurizia vuole un contatto, io non mi ricordo chi è nel mondo dell'aldilà, facciamo che allora il suo caro è in una dimensione particolare, sta vivendo la sua vita evolutiva nel suo piano di esistenza. Percepisce, sente, gli viene detto che Maurizia vuole sentirlo. Se lui può venire, dice vabbè vado, perché non è detto che vengano sempre loro, eh? Non è detto. Cosa fa? Dal suo piano di esistenza va in quinta dimensione dove che si chiama raduno, cioè mi preparo ad andare al contatto. Cosa vuol dire per il mondo dell'aldilà prepararsi a un contatto? Vuol dire livellare le loro frequenze alla una frequenza tale che noi possiamo sentirli. E dalla quinta dimensione passeranno nella quarta e si fermano. Ma io, Amadori Barbara, cosa faccio? Nel mio stato di tranquillità alzo le mie frequenze. Perché parlo di frequenze? Cosa vuol dire? Che noi emettiamo delle onde che hanno una frequenza. Però essendo imprigionate nella nostra bella carne, diciamo che io ho una frequenza, vibro a 100. Il mondo spirituale, per questo si dice entità elevate, 3.000, ma forse 1.000.000. Allora, come facciamo se loro hanno una frequenza? Infatti vanno velocissimi, eh? Sono molto più veloci di noi, tant'è vero che hanno il dono dell'ubiquità. Lo puoi avere se sei veloce. Cosa succede? Loro decidono, guarda, c'è Maurizia che vuol parlare con me. Beh, io posso andare, mi viene dato il permesso, vado, abbasso la mia frequenza, entro in quinta dimensione, entro in quarta e mi fermo. Ma l'Amadori, nel suo stato meditativo, alza le sue frequenze e raggiunge la quarta dimensione. Non col corpo, ci raggiungo col mio corpo di luce, col mio spirito. Avviene il contatto. Perché ci si stanca durante un contatto? E ci si stanca tanto, perché noi non siamo abituati, questa è fisica, non siamo abituati alla loro frequenza. Per cui quando si fanno i contatti dalla mattina alla sera, ma indubbiamente ci si stanca, ma io mi stanco anche dopo un contatto di mezz'ora, perché un contatto vero determina uno spostamento delle mie frequenze. E se io conosco fino a 100, mamma mia, andare a sentire fino a 1.000 è una cosa che non è consueta a me, quindi mi stanco perché il mio corpo non ha la tenuta del 1.000. Poi quando succede che
il contatto termina, io lo sento e dico spesso, sento fluire l'energia, cioè sento la mia frequenza che ritorna alla frequenza normale e sento che l'energia del mondo dell'aldilà non è più nel mio cerchio, nel mio campo elettromagnetico. Questo è importante. Stancarsi, ci si stanca sì a fare i contatti. Quando i contatti sono veri ci si stanca. Perché implica una variazione quantica del mio corpo. E questo è quello che loro dicono, raduno. Ma c'è anche un'altra cosa, loro si radunano in quinta dimensione quando ci devono venire a prendere. Per questo si chiama raduno. Perché loro si preparano per venirci a prendere. E guardate, io ho avuto la possibilità di accompagnare nell'aldilà delle persone, credo che non ci sia cosa più, ancora più bella dell'essere medium, di quello di aiutare qualcuno a non avere paura e a dirgli lasciati andare, vai, ma tu pensa che ti liberi dalle catene, ti liberi dal corpo, ti liberi dal dolore, ti Questo liberi mi da tutta una certa serie di cose, andrai, rivedrai i tuoi cari, rivedrai le persone, studierai, farai delle cose, perché si studia nella di là, si studia, si insegna. Si fanno molte cose, ma quando si va vicino a una persona che se ne sta per andare, che meraviglia potergli dire abbandona tutto questo, pensa che ti liberi dalla tua prigione, non ti preoccupare per me, perché tanto io come te, tutti prima o poi, chi prima o chi dopo, ti raggiungiamo. Non crede nella reincarnazione? Io non ho citato questo tema perché a me interessa parlare dell'aldilà. Allora io ho fatto questa domanda al mondo spirituale e il mondo spirituale ha risposto così. Se voi accettate la risposta del mondo spirituale, ve la dico. Che non esiste la reincarnazione nei termini che intendiamo noi umani. Esiste, ascoltate perché è molto filosofica la loro risposta, esiste. Vivere una vita sulla terra e viverlo con il nostro clan di anime, il nostro grappolo, il nostro gruppo. Al termine della vita ci rincontriamo nell'aldilà, con loro decidiamo altre forme di vita in altre dimensioni, in altri piani di esistenza. Domanda mia, ma come mai allora in ipnosi regressiva noi ricordiamo altre vite? Risposta dell'aldilà. Semplicemente perché nel momento in cui voi siete rivestiti della materia, possedete una cosa straordinaria che viene denominata cervello. Quando voi fate queste tecniche, si sono messi a ridere, voi ricordate esistenze vissute con il vostro clan, con il vostro gruppo, in altri piani di esistenza, in altre vite, ma il vostro cervello le codifica come vissute sulla terra. Non cambia niente. È esperienza. Questa è la risposta del mondo spirituale. Personalmente, se io mi ritrovo e mi ritroverò con mio padre, con mia madre, con mio nipote, chi mi conosce sa che mia sorella ha perso suo figlio 17 mesi fa. Quindi ho voglia di rivedere mio nipote. Se io penso che ci ritroveremo tutti e che tutti diremo caspita, la vita è infinita. Dove andiamo a vivere adesso? Cosa facciamo? Che esperienza facciamo? È tutta evoluzione. Io credo che questo sia fantastico, anche perché la visione che avevo personalmente nell'aldilà quando avevo 10 anni, perché così ti dicevano, vai in paradiso e stai in contemplazione di Dio. Non ve l'hanno mai detto? Da povera bambina degli anni, fine anni 70, nel senso che a fine anni 70 avevo 10 anni. No, nel 77 avevo 10 anni. Io mi immaginavo di andare, non ridete, perché questa cosa dell'aldilà mi ha sempre preso da che mio papà se n'è andato. Quindi mi immaginavo, adesso muoio, salgo su un nuovo via, tutto d'oro, che mi porta su. Secondo me, se stiamo in contemplazione di Dio, vuol dire che c'è una platea grande come il cinema, ci sediamo lì e guardiamo. Io lo pensavo così. Poi è stato tutto diverso. Però penso, a fronte di non far niente, anche se è un infinito di cui non ti accorgi, però credo che sia meraviglioso pensare di poter sperimentare altre modalità di vita,
altri luoghi, cioè conoscere, ma questa è l'eternità. Noi rapportiamo una vita di là con il metro che abbiamo adesso, cioè se il metro che noi abbiamo in questa vita è la morte, la sofferenza, eccetera, collocheremo a livello di cervello, di pensiero, anche questo in questa cosa, capito? Ma io vi ho detto, io sono, e lo dirò sempre, una spiritualista e come tale seguo quello che dice il mondo spirituale. Perché? Perché ho fede. E sono anche certa che questo è il periodo in cui ci vengono date tutte queste spiegazioni. E perché ce le danno? Sapete da quanto ci aspettano che noi facciamo domande? Noi invece ci limitiamo nel contatto sempre a dire, volete la fotocopia di un contatto normale? Non sento che mi dicono, signora, mi dice come sta di là, che cosa fa? No, sento, signora, mi può dire, insomma, intanto mi dica qualcosa di mio marito perché ho bisogno di sapere se è proprio lui. E questo ci sta. Ma mi può dire se trovo lavoro? Mi può dire se cambio casa? Queste sono le domande che si facevano negli anni 50, perché c'è stata un'epoca. Signori, pensate a che bello poter avere, intanto non consideriamo normale un contatto con l'aldilà. Perché se noi cominciamo a considerare una cosa normale questa, non ci stupiremo più del miracolo che avviene. Pensate al miracolo che c'è. Pensate che in quel momento vi sta parlando la persona che fino, non so, un mese prima avete abbracciato, toccato, che non potete più fare questo perché non è più rivestito della materia. E siate amanti di questa persona, nel senso amatelo, dicendogli, chiedendogli, ma dimmi, tu che sei in un'altra casa, cosa fai? Dove stai andando? Ci hanno qua, appena noi facciamo queste domande, è un mare di risposte. Perché loro non vedono l'ora di dirci, di testimoniare una cosa sola, che la vita continua. Loro sì, possono anche dirci i numeri dell'otto, ma è così. A cosa, cioè, se io vado a fare un contatto medianico, se faccio un contatto spirituale, lo faccio per il mio spirito. Lo faccio per capire dov'è la persona che io amo, la follia. Non per sapere come va la mia vita. Per quello, ragazzi, ci sono ottime cartomanti, bravissimi astrologi, ci sono persone, cioè, date il giusto valore al contatto medianico. E soprattutto, chi va a chiedere un contatto medianico vuol dire che dentro, mascherato magari, vorrei sapere se trovo lavoro. In realtà dentro non gli piace più la vita che vive, primo. E seconda cosa, dentro ha bisogno di certezze, ma di certezze di qualcosa che nessuna religione ci può dare, perché ha bisogno di sconfiggere le proprie paure. Allora, il medium, e io chiamo medium e channeler, per me sono la stessa cosa, perché personalmente ricevo messaggi dalle guide come ricevo messaggi dai nostri cari. La medianità che permette il contatto con i trapassati e con le guide si chiama medianità ultrafanica, ultrafania. Ed è una cosa molto tecnica, perché tutto dipende dalla nostra ghiandola pineale. Se voi andate a fare la risonanza a un medium, noterete che la ghiandola pineale di un medium è più grossa delle altre, è più sviluppata. Perché le frequenze del mondo, questa è scienza, le frequenze del mondo superiore toccano, arrivano, vibrano sulla ghiandola pineale. La ghiandola pineale che si forma al quinto mese di gravidanza, alla quinta settimana, scusate, la ghiandola pineale ha dei gangli nervosi. Questa vibrazione tocca la ghiandola pineale. Questa vibrazione scende dalla ghiandola pineale nei gangli nervosi. Questi gangli nervosi raggiungono gli occhi, raggiungono le orecchie, raggiungono i nostri apparati uditivi, olfattivi, eccetera. E a quel punto il medium vede, il medium sente, ma questa è ultrafania. L'ultrafania è una medianità altissima perché permette di ricevere messaggi dalle entità, dalle guide, dagli arcangeli. È il punto di vista di una persona che per 30 anni riceve messaggi. E che mi sento veramente più di là che di qua, perché
perché amo molto più l'aldilà che l'aldiquà. Io ho una bruttissima paura dei vivi. C'ho una paura bestiale. Però è il punto mio. Io le ho dato delle tracce. Poi lei, se è una persona che vuole capire, lei prende, va su internet, cerca, studia, legge. Perché io non, magari avessi la verità in tasca, però ti posso dire la strada mia. Ma poi ognuno di noi deve essere bravo, perché il mondo spirituale ci aiuta fino a un certo punto, però c'è un detto, grandi i nostri anziani che dicono aiutati che il ciel t'aiuta. Ma non possiamo ricevere sempre noi la cosiddetta pappa pronta. Lo scopo di un convegno è quello di dire: cavolo, vado a casa, ho sentito Tizio, Caio, Sempronio, Guendalina, Giuseppino, eccetera. Mi trovo d'accordo con questo, mi trovo d'accordo con quest'altro. Ho preso i libri di tutti, li leggo, bravi. Quello che il mio cuore sente, questo battito, che ha una sua frequenza, mi fa sentire di più, allora quella è la mia strada. Fra 10 anni magari sarà un'altra, ma intanto mi faccio io maestro e io faccio discernimento e scelgo. Non la Barbara Amadori sceglie per me, mi raccomando.